al Salone di Francoforte Toyota ci mostra un altro lato del potenziale dell'ibrido, quello legato alle prestazioni, e lo fa attraverso la CHR, la crossover che tanto successo sta ottenendo in Italia. Che sia il preludio all'arrivo di una versione sportiva? E se sì, come sarà? Lo chiediamo ad Alberto Santilli, Marketing Strategy and Communication Director di Toyota. Bene, CHR è sicuramente il nostro CSUV di successo, è un modello che abbiamo lanciato lo scorso anno e che già oggi ricopre, diciamo, le top 3 del suo segmento. Un modello che si è affermato sul mercato nella sua motorizzazione ibrida, ormai oltre il 90% delle nostre vendite in Italia sono ibride, e oggi viene presentato uno studio di stile che prevede sicuramente una modifiche per quanto riguarda la verniciatura e gli interni, ma l'elemento più importante è che questa definizione di iPower sta a significare la volontà di Toyota di equipaggiare le proprie autovetture con un ibrido come oggi, sicuramente che offre le massime prestazioni in termini di efficienza di consumi e di emissioni, con un'altra motorizzazione ibrida altrettanto efficiente in termini di consumi e di CO2, ma sicuramente che vuole, come dire, conquistare il terreno anche nell'ambito delle performance e del driving pleasure.